Riparte la mobilitazione dei sindacati sul fronte della battaglia per la stabilizzazione dei 1.186 lavoratori stagionali dell'Agenzia Forestas. Per domani mattina la Uila Uila ha indetto un sit-in sotto Villa Devoto, sede di rappresentanza della Presidenza della Regione. Una manifestazione che arriva a poco meno di un mese dall'ultima presa di posizione dei sindacati per un'avvertenza, quella dei precari dell'Agenzia, in cui tarda ad arrivare da parte della Giunta regionale la risposta positiva. La Uila Uil, con un comunicato firmato dalla segretaria generale Gaia Garau, ha ribadito anche in queste ore la richiesta di una stabilizzazione immediata dei lavoratori a tempo determinato, ma anche un reale miglioramento delle condizioni di lavoro per i dipendenti di Forestas attraverso uno stanziamento di risorse aggiuntive. Questo al fine di consentire una piena applicazione delle leggi regionali numero 43 del 2018 e numero 6 del 2019. Ma al primo posto dell'agenda sindacale rimane la stabilizzazione dei precari e il loro successivo transito al ruolo unico regionale, perché sono stati esclusi dalla legge regionale 6 del 2019, che ha previsto un nuovo contratto e risorse importanti, però solo per i lavoratori a tempo indeterminato. La Uila Uila lamenta anche i ritardi che si sono registrati nelle procedure di assunzione dei lavoratori del primo turno, che in passato avevano già a dicembre firmato il contratto per poter iniziare ai primi dell'anno. La segretaria Garau ricorda che negli incontri con gli assessori agli affari generali Valeria Sata e all'ambiente Gianni Lampis erano state date rassicurazioni sulla stabilizzazione a partire da gennaio, sulle risorse aggiuntive e sulla nomina immediata del commissario dell'Agenzia. Al momento, rileva il sindacato, solo sul fronte della nomina del commissario ci sono state risposte positive. Per sollecitare le altre ci sarà la mobilitazione in programma domani mattina.